il suo punto di vista, diciamo, su quello che stiamo discutendo, quindi su monitoraggio efficace, ma anche, diciamo, sul controllo, come dice Giordano, ex ante e esposto, secondo me, bell'impegno. Diciamo che è stato messo il punto, giustamente, inizialmente sulla necessità di regolamentare meglio, quindi di mettere mano alla legislazione, all'architettura della legislazione, meglio ancora, che è indispensabile sicuramente per avere norme agevoli, chiare, trasparenti e che non creano conflitto. Ma è indubitabile che un altro punto assolutamente importante perché i principi non restino tali, ma si trasformino in diritti reali e l'accesso alla conoscenza, ai servizi, siano propedeutici per la partecipazione e alla fine per un benessere generale dei cittadini, è la conoscenza, la partecipazione, l'esercizio quindi dei propri diritti, fra cui anche quelli del reclamo e quelli del giusto riconoscimento del danno, e per non parlare, avrei dovuto dirlo ancora prima, della giustezza della tariffa che viene imposta. Quindi noi associazioni di consumatori abbiamo, credo, il compito fondamentale primario di informare, di essere di supporto e di aiuto e di aiutare, qualora non ci sia l'autonomia per farlo, i cittadini a fare proposte, a fare denunce, a fare reclami anche da soli, anche indipendentemente dalle associazioni, cioè ad esercitare il loro diritto di cittadinanza, sentendosi protagonisti, sentendosi cittadini a pieno titolo e non sudditi, abituati ad arrabbiarsi, a indignare e poi a stramaledire le loro esigenze. Abbiamo bisogno di ridare fiducia alle nostre istituzioni e abbiamo bisogno di migliorare le nostre istituzioni. Tutto questo non si fa se non si partecipa, se non si concorre, ciascuno di noi per la sua piccola parte e noi associazioni per una più grande. Con questo assumiamo una responsabilità importante sia nei confronti dei cittadini primariamente, ma anche nei confronti delle istituzioni tutte, per esercitare questo, diciamo, modo che la legge ci assegna con queste modalità, tutta la nostra forza, tutta la nostra competenza, che non è mai abbastanza, dovremmo sicuramente acquisire elementi, professionalità, competenze che oggi non abbiamo, o non abbiamo appieno completamente, perché abbiamo bisogno di conoscere bene in dettaglio i bilanci delle aziende, per esempio, perché da lì naturalmente nascono gli elementi, no? Per stabilire poi l'equità di una tariffa in un quadro che, come dice il comma 461, è quello di garantire qualità, universalità e economicità delle tariffe. Io ricordo per dirvi quanto è importante che noi abbiamo un rapporto trasparente con le aziende, quindi le aziende hanno un dovere enorme di essere, non come diceva il collega Giordano, restie, per non dire, non usare altri termini, no? A metterci a conoscenza di dati importanti come quelli economici, generalmente intesi, ma che ci servono a noi per trarre delle decisioni e per motivare le nostre posizioni. E ricordo una delle prime battaglie di Confconsumatori che contro un aumento del telefono, allora era la SIP che gestiva la telefonia, fin tanto che ci si è limitati a comunicati stampa
in cui si diceva no, non ci sono le condizioni, non potete aumentare, abbiamo già abbastanza, non abbiamo abbastanza qualità, la cosa rimase lettera morta. Cambiò molto quando invece scoprimmo che a motivare la richiesta di aumento dell'allora SIP c'era anche nel bilancio che avevano presentato alla commissione parlamentare competente l'ammortamento di materiali che avrebbero acquistato di lì in avanti. Voi capite che la differenza tra conoscere bene come sono, cioè come vengono impegnate, come vengono alla fine create le condizioni per fare delle scelte, che sono scelte organizzative, imprenditoriali, di marketing, quello che poi citava anche il presidente Bordoni, ecco, non possiamo noi essere al di fuori di questo ambito di conoscenza per non essere, cioè non assecondare indirizzi che poi vanno in contrasto diretto con la tutela dei consumatori, con il loro diritto ad essere tutelati anche da noi per la posizione che la legge ci assegna. Quindi siamo ben consapevoli del ruolo, del peso e della responsabilità che abbiamo, siamo anche convinti che se lo eserciteremo bene, come sono convinta che faremo, ne guadagnerà la pubblica amministrazione, ne guadagnerà in miglioramento dell'efficacia, in trasparenza, in vicinanza ai cittadini, ai problemi dei cittadini che non vanno e che quindi anche per questa via si potrebbero avviare la soluzione. E quindi credo che collaboreremo insieme a creare anche un mercato più giusto, più corretto, più adeguato a quello che dovrebbe essere invece di quello che abbiamo, e anche a fare possibilmente, fin dove è lecito possibile, a meno di tutele che creano la condizione per continuare ad essere delle persone che non sanno fare da sole, che per questo stesso fatto devono essere tutelate. Quando invece noi vogliamo fare ulteriori passi avanti, dobbiamo e vogliamo fare passi in direzione della nostra sempre maggiore autonomia, conoscenza e partecipazione. Ultima cosa, i contratti di servizio. Premesso tutto questo, i contratti di servizio devono essere, trasformarsi da affermazione di principio, come dicevo alla fine, in contratti che danno un'efficacia, che si trasformano in effettività, in efficacia di quello che troviamo scritto nelle norme che abbiamo visto. Cioè, insomma, i bei ragionamenti sono importanti, le dichiarazioni di principio altrettanto, ma abbiamo più bisogno di vedere concretamente come vengono trasformate in realtà, e qui avremo bisogno di verificare il comportamento delle aziende, la reale volontà di non solo evidentemente di rispettare le leggi, ma anche di lavorare per politiche un po' più consumer oriented, che non orientate invece al massimo guadagno